Un Pineto ben messo in campo e cattivo sotto porta si sbarazza di un Coriaceo Castelnuovo e fa suo il derby valevole per la prima giornata di ritorno. Fa bene la cura Maolo che in tre giorni centra la sua seconda vittoria su due gare giocate. Castelnuovo dai due volti che dopo un buon primo tempo si arrende sotto i colpi di Barlafante. Gara subito in salita per i neroverdi, Terrenzio sbaglia il disimpegno spianando la strada a Barlafante, il quale una volta entrato in aria viene atterrato da Orlando per il direttore di gara e calcio di rigore tra le vibranti proteste della panchina locale. Dal dischetto romano non sbaglia mettendo alla destra di Natale. Le continue proteste costano il cartellino giallo ad Alfieri, che viene graziato qualche istante più tardi per un fallo di frustrazione su Barlafante, sul quale Mialace chiude un occhio. Come per il Pineto, anche il Castelnuovo alla prima occasione va in gol. E Bubalo dalla lunga distanza ad impegnare Mercorelli che si rifugia in corner. Dagli sviluppi la sfera giunge a Foglia che non lascia scampo questa volta al portiere che non può fare altro che vedere il pallone entrare. Primo gol in stagione per lui. Non c'è un attimo di pausa e al 22esimo è di nuovo Pineto a farsi vedere. Cross basso di Della Quercia dal settore di destra, in aria Barlafante approfitta di una dormita della difesa ma la sua conclusione scheggia la traversa. Conto dei legni che i locali pareggiano tre minuti più tardi, Sanseverino dalla distanza prova ad emulare il suo compagno Foglia ma il pallone che incoccia la traversa e termina sul fondo. Dopo un avvio giocato a viso aperto la sfida perde di intensità e si va così a riposo sul risultato di 1-1. Con gli stessi 22 in campo comincia la ripresa che vede il Pineto al decimo sfiorare il vantaggio. Terrenzio, nell'intento di rinviare, per poco non infila la sua porta. Ci vuole tutta la reattività di Natale per evitare il pasticcio. Ancora Pineto che ha una ghiottissima occasione al 20esimo. Rea va via sulla fascia ed intelligentemente suggerisce il rimorchio di Mininkleri, ma il numero 10 spara alle stelle. La risposta nero-verde in una conclusione del solito Degidio parato in tuffo dal portiere. Prima della mezz'ora cambia di nuovo il parziale. Minella da poco in campo allunga di testa la sfera per l'inserimento centrale di Barlafante che da posizione angolata con un diagonale chirurgico mette nell'angolino lontano. Rete numero 8 per lui in stagione, derby incanalato verso i colori biancazzurri. La gara del Castelnuovo termina nel peggiore dei modi con l'espulsione del neoentrato Camilleri, reo di aver detto qualche parola di troppo al direttore di gara. Al triplice fischio finale, il Castelnuovo vede materializzare la terza sconfitta consecutiva che relega la banda di Di Fabio sempre nei bassi fondi della classifica e domenica sarà fondamentale non sbagliare contro il Castelfidardo. Per il Pineto la vittoria vale l'aggancio al quinto posto in compagnia delle cugine Vastese e Notaresco. Continuiamo a fare delle belle prestazioni, delle belle partite, però è altrettanto vero che ci facciamo del male da soli, perché è altrettanto vero che gli hanno dato un rigore, che la palla è deviata proprio netta dal mio giocatore, è vero che un po' ci mettiamo del nostro, no? Con degli errori in occasione dei gol, il risultato fa questo, poi... sicuramente le belle prestazioni è il punto di partenza da cui bisogna, no? Bisogna ripartire, però se non la finiamo se non stiamo concentrati sempre in ogni situazione diventa difficile, però io ho tantissima fiducia in questa squadra e sono convinto che si tirerà fuori, però se eliminiamo tutte queste cose qui sicuramente ce la faremo. È stata secondo me una bella gara, noi cercavamo continuità di risultati e di prestazione, oggi su un campo magari dove si poteva giocare la palla, la squadra secondo me ha fatto ottime trame di gioco e nella seconda frazione mi hanno ascoltato, abbiamo avuto pazienza nel girare la palla e trovare l'imbucata giusta, quindi abbiamo creato 3-4 opportunità importanti, quindi per quello visto nella seconda frazione abbiamo meritato la vittoria. La prima parte della gara è stata equilibrata, c'è stata una grande reazione del Castelnuovo che ha pareggiato e ci ha messo in difficoltà con qualche tiro dalla distanza, d'altronde e nonostante le difficoltà di classifica, secondo me Castelnuovo è un'ottima squadra e gioca un bel calcio e noi siamo stati abili in un campo difficile e portare via 3 punti importanti per la nostra classifica, però come dico sempre andiamo avanti di partita in partita, adesso c'è la terza gara importante con il Trastevere e cerchiamo di recuperare energie e poi per speriamo di andare a fare un'altra prestazione importante contro una squadra importante.